Se è possibile stabilire un confronto tra altre due figure femminili del leggendario tolkieniano, la cosa riguarda Idril e Lúthien, altre due figure emblematiche che incarnano due diverse rappresentazioni dell'amore e della femminilità. Questo confronto non è farina del mio sacco, in quanto deriva da alcune considerazioni che ha fatto Nicola Nannerini e sulle quali poi io ho continuato a ragionare. Mentre Idril esprime principalmente un amore materno e protettivo, Lúthien rappresenta invece un amore ardente per Beren. E queste due figure rappresentano la complessità del mondo femminile nell'opera di Tolkien, ma anche la molteplicità dell'amore femminile in tutta la sua narrativa. Idril è chiamata Celebrimdal, cioè piede argento, nome che le deriva dal candore dei suoi piedi e dalla sua abitudine nel camminare e nel danzare a piedi scalzi, come leggiamo nelle prime redazioni del Silmarillion, come per esempio all'interno del volume della History of Middle-earth, La formazione della Terra di Mezzo. Idril è la principessa di Gondolin, è la figlia di Re Turgon, è non solo bellissima, ma anche saggia e previdente, come ci dice il Silmarillion, ed è detta non a caso la lungimirante, come leggiamo per l'appunto nella formazione della Terra di Mezzo, in quanto la più saggia tra i consiglieri del padre e manifesta il suo amore in modo preponderante attraverso il suo ruolo di madre. Sappiamo che si innamora di Tuor, un uomo mortale che arriva nella città di Gondolin. I due si sposano e hanno un figlio, Earendil, un personaggio che sarà molto importante all'interno della vicenda narrata nel Silmarillion. La protezione del figlio Earendil diventerà per Idril la principale preoccupazione, anche alla luce della sua saggezza e della sua capacità di preveggenza. Questo intuito le permette di percepire i pericoli imminenti. Dice il testo del Silmarillion che sempre più sentiva addensarlesi intorno la tenebra, e la porta a creare un passaggio segreto nei giorni dei presagi da lei avvertiti, come leggiamo per l'appunto nella storia della Terra di Mezzo. E questo passaggio conduce fuori da Gondolin e permetterà di condurre dal sicuro rispetto alla caduta della città e all'assedio delle forze di Morgoth tutti i sopravvissuti, oltre che suo figlio. In Idril dunque possiamo vedere incarnata una delle principali caratteristiche femminili, l'istinto della conservazione, non solo della sua vita, ma anche di quella degli altri. E vediamo che tutto questo trascende la semplice cura materna. Infatti Idril mette al primo posto la salvezza del figlio e di tutti quelli che le stanno intorno, con uno slancio autenticamente altruistico. E questa preoccupazione di mettere al sicuro gli altri prevale su ogni altro desiderio o preoccupazione personale, anche nella sua resistenza rispetto a Meglin, il figlio di Aredel e di Eol, l'elfo oscuro, che tenta in tutti i modi di farla sua sposa. È innamorato di lei, è ossessionato da lei. Ma Idril non lo prende mai in considerazione né come amato né come possibile sposo. Il testo dice che le sembrava infatti che in lui fosse qualcosa di strano e contorto, come leggiamo nel Silmarillion. In questo Idril sembra differenziarsi profondamente da Lúthien, un altro personaggio elfico molto importante. Forse Lúthien è un personaggio ancora più importante di Idril all'interno del Silmarillion. Eppure entrambe le elfe rivestono una particolare importanza dal momento che si trovano protagoniste di due dei principali racconti del ciclo della prima era, Beren e Lúthien, nel caso di Lúthien, e la caduta di Gondolin, nel caso di Idril. Anche Lúthien è una madre, tanto che dal suo amore con Beren nasce Dior. Eppure il figlio, che viene generato da questa unione, non è il centro delle sue preoccupazioni, perché l'intero fulcro del suo amore riguarda il suo amato Beren. La sua relazione con questo mortale,
Che poi è la stessa cosa che riguarda anche Idril, perché anche Idril si innamora di un mortale e lo sposa, in quel caso è Tuor. Nel caso di Lúthien, invece, è caratterizzata da una passione ardente e in nome di questa passione affronta sfide e si sacrifica, al punto da abbandonare la sua stessa natura e il suo stesso destino di elfa immortale, rinunciando alla sua immortalità per amore di Beren, che è un mortale, e quindi dimostra una dedizione totale e un amore che trascendono la vita stessa. E anche nel suo caso, questa rinuncia non è semplicemente un atto, un gesto d'amore, ma anche un profondo atto di altruismo, lo stesso altruismo che caratterizza Idril, ma in maniera diversa. Perché il principale oggetto dell'amore di Lúthien non è il figlio, come nel caso di Idril nei confronti di Arendil, ma il suo amato e marito Beren. Idril è preoccupata per il futuro, è preoccupata per la salvaguardia degli altri e del figlio. Lúthien invece è consumata dall'amore per Beren e per questo è disposta a tutto, anche ad affrontare Morgoth. E la sua dedizione all'amore e al suo innamorato è talmente forte che quando entrambi muoiono rimangono inseparabili. Lúthien si reca nelle aule di Mandos per portare indietro Beren e la loro vicenda simboleggia un amore che va al di là della vita e della morte. Quindi entrambe sono caratterizzate dal sacrificio, anche se realizzato attraverso modalità e motivazioni diverse. Da una parte c'è Idril, preoccupata per il futuro e interessata a proteggere il figlio Arendil, che per questo sacrifica la sua tranquillità e la sua sicurezza. Agisce per garantire una via di fuga ai superstiti e permettere al figlio di sopravvivere. E questo porta Idril a vivere per tutta la vita all'ombra di suo marito Tuor, che lei seguirà senza remore fino alla fine. E la sua preveggenza, che la porta a prevedere la caduta di Gondolin, Idril è una delle poche che si rende conto che Gondolin cadrà, a differenza di suo padre Turgon, che invece è sordo a ogni ammonimento che gli viene anche dai Valar, non la paralizza, ma la spinge all'azione, cosa che si realizza materialmente con la creazione del famoso passaggio della via di fuga segreta che conduce fuori da Gondolin. In una versione della storia si dice che tutti quelli che non hanno voluto prendere quella strada ma farne un'altra si sono trovati davanti a un drago mandato da Morgoth che li ha distrutti tutti. Lúthien, al contrario, manifesta la sua passione in un contesto di amore passionale e romantico e la sua decisione di abbandonare la sua immortalità per amore di Beren è un atto di abnegazione senza pari. Perché la porta a perdere l'immortalità tipica degli elfi, ad abbracciare la mortalità tipica degli uomini. Lúthien condividerà il destino mortale di Beren con tutto quello che questa decisione comporta. Lúthien avrà lo stesso problema degli uomini che quando muoiono non sanno dove andranno. E quindi questo atto di sacrificio di Lúthien va al di là della semplice rinuncia. È un dono totale di sé e Lúthien mette l'amore nei confronti di Beren al di sopra di ogni altra preoccupazione, incluso il suo stesso essere, perché la sua passione trascende la vita stessa e si manifesta attraverso gesti altruistici, come la sfida a Morgoth per salvare il suo amato. Quindi, se il sacrificio di Idril è proiettato al futuro e alla salvaguardia degli altri, invece nel caso di Lúthien, il suo sacrificio è radicato nel presente e motivato da un amore che brucia intensamente. È dunque chiara la differenza tra queste due figure, che sono la prova di quanto Tolkien abbia creato dei personaggi femminili molto sfaccettati, molto complessi, attraverso cui declinare i diversi tipi di intendere la femminilità, l'amore, la cura, la previdenza, la responsabilità e il coraggio. Idril è riflessiva e protettiva. Lúthien è passionale e audace. Ed è questo che le instilla il coraggio e la capacità di sacrificarsi, perché il suo sacrificio è un riflesso di questo amore ardente, che non conosce limiti ed è disposto a tutto per salvare l'amato. E cosa ancora più curiosa, questo spinge Lúthien
a intraprendere ben due viaggi in ferici, il primo nella fortezza di Morgoth ad Angband e il secondo con il viaggio nelle aule di Mandos, che sono una cosa tipicamente maschile, perché di solito nella storia della narrativa, dell'epica, a compiere questo viaggio in ferico sono sempre degli uomini. Questo lo vediamo sia nei poemi omerici, sia nell'Eneide di Virgilio, sia nella Divina Commedia di Dante. Ed è la prova che tutti quelli che dicono che Tolkien è un autore che non parla mai di donne e che parla sempre di figure femminili banali, toppa di brutto. E anzi, forse i testi di Tolkien non li ha addirittura mai letti. Alla fine, Idril e Lúthien sono accomunate da una cosa, il sacrificio, che diventa un mezzo attraverso il quale le due protagoniste esprimono la profondità e l'intensità del loro amore. Certo, le circostanze e le motivazioni sono diverse, ma la capacità di dedizione e abnegazione è la stessa.